Capitolo 17. Ok, capitolo 17. Non intendo restare a guardare mentre le altre creature uccidono i lupi, sbottò Werner, non appena i lupi del piccolaccioso si furono allontanati. Patto o non patto? Silenzio, ordinò Rucco. Poi sospirò. Non volevo impegnarmi di fronte a Toril, disse. Però no, non possiamo permettere agli umani di uccidere i lupi. E io non lascerò che il branco del piccolo roccioso combatta la nostra battaglia. Uggiolai. Non potevo credere che il branco stesse prendendo in considerazione l'idea di combattere. Di solito Rocco non voleva nemmeno portar via il cibo agli umani. Treve che fece un passo in avanti. Questa guerra è sbagliata, dichiarò. E tu lo sai, Rucco. È vero, convenne l'altro, e ogni scelta che faremo sarà sbagliata, ma se sarà la migliore tra molte scelte sbagliate, allora dovremo farla. Non aspetterò che siano loro a venire da noi. A Torel piace dare aria alla bocca, sbuffò Rissa. Non intendo seguirlo solo perché lo vuole lui. Parleremo coi capi del filare di alberi e del lago ventoso e ascolteremo quello che sanno. Poi prenderemo una decisione. Se ci sarà un'altra strada, la prenderemo, promise Rucco. Però il patto non dice che dobbiamo stare a guardare mentre gli altri ci massacrano. Non sono più convinto che i grandi lupi abbiano a cuore i nostri interessi. Non sono nemmeno sicuro che continuino a vegliare su di noi. O che ci ucciderebbero davvero se ci difendessimo. Se dovremmo combattere, combatteremo. Guardò Treve e Gherissa. Devo avere il branco dalla mia parte in questa faccenda. A malincuore, i due annuirono. Se ci sarà un'altra strada, dovremo prenderla. Gli ricordò poi Treve. Se siamo d'accordo su questo, sono con te. Eviteremo la guerra, se potremo. Aggiunse essa. Ma se dovremmo combattere? Ma noi non possiamo! Avevo parlato di slancio, ormai incapace di trattenermi. Non possiamo combatterli! Tutti si voltarono a guardarmi. Io lanciai un'occhiata ad Aslan in cerca di aiuto e lui si strinse contro di me. E perché mai non possiamo? Volle sapere Rucco. Una voce nella mia testa mi suggerì di tacere. Di trovare un modo per influenzare il branco senza cacciarmi nei guai. Ma la cerimonia di caccia degli umani si sarebbe tenuta la notte seguente, e Torle era deciso a combattere. Dovevo fermarli. La tribù di Talì era in pericolo. Lei era ancora piccola, e benché abile col bastone, non poteva affrontare un lupo. Sarebbe sicuramente morta. E anche il mio branco sarebbe morto. Lo aveva detto i grandi lupi. Ho ascoltato i grandi lupi, spiegai. Si incontrano lontano, in un cerchio di pietre, con gli umani. Loro sanno quello che sta succedendo, sanno che i lupi e gli umani potrebbero scontrarsi e uccideranno ogni branco che lo farà. E quando avresti sentito tutto ciò? Volle sapere Rissa. La notte della luna piena, la notte in cui non hai partecipato alla caccia dell'antilope, osservò Rucco con voce pericolosamente tranquilla. E come avresti sentito i discorsi degli umani? Anzi, tanto per cominciare, com'è che ti trovavo vicino a loro? Tacqui, cercando affannosamente di escogitare una bugia valida. Aslan era più bravo di me a inventare storie, quindi lo guardai. Ma prima che potesse parlare, si fece avanti un. Perché lei va sempre a vedere gli umani, disse. Fin dalla carica dei cavalli, quando ha ucciso Rill, va sempre a trovarli. E caccia e gioca con una cucciola umana e porta Marra e Aslan con sé. Rucco spalancò la bocca e socchiuse gli occhi. Rissa lanciò un giglio ansioso. Unnan, bada a non mentirmi. Non sto mentendo. L'ho visto andar via un mucchio di volte. Non volevo dirvelo perché avevo paura che Cala mi facesse del male. Abbassò le orecchie e la coda, assumendo un'aria debole e indifesa. Stupida coda ricurva, pensai. Ha cercato di andare dagli umani,
La prima volta in cui abbiamo portato i cuccioli a vederli, intervenne Werner. Volevo dirtelo, Rucco, ma Arista ce l'hai proibito. Tu eri maldisposto nei confronti di questa cucciola, intervenne Rixa, con un'occhiata truce a Werner. Perciò ho ritenuto opportuno che non ne sapessi niente. Ma adesso devo dirci la verità, Kala, continuò rivolta a me. Sei mai stata agli umani? Se avessi risposto di sì, avrebbe potuto esiliarmi. Ma se avessi detto di no, non avrebbero mai creduto la storia dei grandi lupi, è quello che avevamo detto. Thor l'avrebbe condotto una guerra contro gli umani e Tali sarebbe morta. E se Rucco fosse intervenuto, sarebbero morti anche i miei compagni di branco. Guardai Azun e Marra, poi Treve e Gailin. Non volevo che morissero, non volevo che Tali o Brelan o suo fratello rimanessero uccisi nello scontro. E lo spirito della lupa mi aveva detto che non avremmo combattuto. Sentii il sommesso giulio di Aswin al mio fianco. Lui e Marra mi osservavano attentamente. Dovevo parlare. Tutti gli occhi erano puntati su di me. Tutti i nasi erano sollevati, attenti a cogliere la verità nelle mie parole. Ero terrorizzata, ma la verità era l'unica cosa che avrebbe potuto fermarli dal combattere. Trassi un gran sospiro. Sì. Ammise infine deludendo. Ho salvato una cucciola umana che rischiava di affogare nel fiume. Ho passato un po' di tempo con lei. Ecco come so che molti umani non ci odiano. Al contrario, si preoccupano per noi. Possiamo cacciare con loro, aggiunsi. Se avessi dimostrato che gli umani potevano esserci utili, forse il mio branco li avrebbe apprezzati. Non sono così diversi dai lupi. Vi fu un lungo silenzio. Quando Rucco parlò, la sua collera era quieta e controllata. Ho visto una cucciola umana nel nostro territorio, disse, sempre più frequente in questi ultimi tempi. Raccoglieva piante, aggiunse Pino Rissa, e prede piccole. E hai portato i tuoi compagni di branco con te? Volle sapere Rucca. Non risposi. Non volevo coinvolgere Azuene e Mara in questa storia. Noi siamo andati con lei, intervenne Azen. Abbiamo cacciato insieme. Per questo siamo riusciti a catturare tanti conigli e tassi. Abbiamo preso anche un cervo, proseguì con orgoglio. Lo abbiamo nascosto sulla collina Mangialupi. È così che ci è capitato di sentire i lupi del piccolaccioso. Marra fece una smorfia e lo spintonò. Lui la guardò sorpreso. Così non soltanto hai infranto la legge della grande vallata, ma hai anche indotto altri a seguirti della tua disobbedienza, osservò Rucco. Si scrollò con forza. Sapevo che avrei dovuto ucciderti quando eri appena nata. Non avrei dovuto permetterti ai grandi lupi di fermarmi. E come dice la leggenda, hai in te il sangue degli amanti degli umani, e io ti ho lasciato in vita. Questa guerra ne sarà la conseguenza. Noi abbiamo soltanto cacciato con loro. Soltanto? Voi avete infranto le leggi della grande vallata e avete turbato l'equilibrio delle creature. Se non l'aveste fatto, allora gli umani non sarebbero diventati così audaci e la guerra non sarebbe potuta, e la guerra non sarebbe neppure evocata. Mi voltai verso Rista in cerca di aiuto. Noi abbiamo soltanto cacciato, ripetei, e l'abbiamo fatto solo coi loro piccoli. Non sono pericoloso. Non volevano far niente di male. Mi rincresce, Cala, disse Rissa scuotendo la testa. Le leggi sono chiare, si voltò verso Rucco. Dobbiamo perderli tutti e tre? Gli altri hanno solamente eseguito il suo esempio. Lei li ha influenzati. Azione aprì la bocca per protestare, ma io lo zittii con un'occhiata. Forse, mormorò Rucco. Si voltò vastamente verso di me. Nei suoi occhi vidi non soltanto collera, ma anche qualcosa di simile al trionfo. Tu non fai più parte del branco, annunciò. La tua familiarità con gli umani ha gettato la sventura su di noi. Lascerai l'albero caduto e la valle e non tornerai mai più nel nostro territorio. Per causa tua, noi combatteremo contro gli umani. Non lo farò, esclamai, e non vi permetterò di combattere contro di loro. Dirò ai grandi lupi che avete intenzione di uccidere gli umani e loro vi fermeranno. Io per prima ero stupito di quelle parole. Rucco ringhiò. Mi si buttò addosso, schiacciandomi a terra, e mi lasciò andare solo quando giurai. Il capo di questo branco sono io. I grandi lupi non sanno quello che sta accadendo, e forse hanno fatto il loro tempo.
Rissa e Trele si guardarono, colpiti e turbati dall'ultima frase. «Se scopro che sei andato da loro, troverò la tua umana e la ucciderò», sbottò allora Rucco. «La troverò mentre dorme e le strapperò la vita dalla gola». Il mio corpo reagì prima che io avessi tempo di pensare a quello che stavo facendo. Gli saltai addosso. Marra e Arzon guarirono di sorpresa e Rissa lanciò un ringhio ansioso. «Se ci avessi riflettuto non avrei mai sfidato Rucco, un lupo così forte, esperto e infuriato. Però lo colsi di sorpresa e lo feci cadere sul dorso. Ringhiando e abbaiando rotolammo più volte, l'uno sopra l'altra. Quella lotta non somigliava neanche lontanamente alle zuffe che avevo fatto con una neborla. C'erano una cattiveria e una disperazione che non avevo mai provato prima. E nessuno interveniva ad aiutarmi. Avevo sfidato il capobranco, quindi ero sola. Combattei disperatamente, mordendo Rucco e schiacciando con le zampe anteriori e posteriori, usando ogni stilla di forza a mia disposizione per impedirgli di schiacciarmi. Cercai di ordinare le zampe di muoversi più in fretta e la testa di scattare, ma ogni volta che tentavo di morderlo, Rucco mi schivava e spingeva la testa contro la mia. A un certo punto provai a bloccarlo, ma mi trovai rovesciata sul dorso. I miei muscoli non rispondevano abbastanza in fretta agli ordini del cervello. Avevo creduto di essere forte, ma in confronto a Rucco ero ancora una cucciola. La paura di quello che lui aveva minacciato di fare a Talì mi spingeva ad andare avanti, a non arrendermi. Ma tutto finì piuttosto in fretta. La stanchezza si abbatté su di me, mentre Rucco era ancora pieno di energia. Quando i suoi denti affilati mi lacerarono la spalla, mi allontanai, giolando. Ma lui mi seguì, mi raggiunse e chiuse le sue mascelle intorno alla mia gola. Poi mi lasciò andare. «Potrei ucciderti», sibilò, «e nessuno mi biasimerebbe». Tremando cercai di trovare le forze, ma invano. Rimasi sdraiati a guardarlo, ricordando anche quando era appena nata, e lui mi aveva cercato di uccidermi in quel modo. «Vattene», mi intimò, «non tornare mai più nel territorio del fiume rapido, oppure ti ucciderò. Tu non fai più parte del nostro branco». Le conseguenze di quella condanna mi rimodellarono addosso come un masso. Tremando ancora più forte, abbassai orecchie e coda, chinai la testa e tornai strisciando da Rucco. Lui ringhiò, scoprendo i denti, e io arretrai. Poi mi feci ancora più piccola e tornai ad avanzare. In fondo ero ancora piccola, di sicuro mi avrebbe permesso di restare. «Non fai più parte del branco», ripeté. Guarda, Rissa, ma le girò la testa dall'altra parte. Allora ci stai Werna, che stava ringhiando, e Un anche il sorrideva soddisfatto. Azon e Marra uggiolavano. Poi scorse il muso di Treveg. Non l'avevo mai visto così trista. Tuttavia nessuno voleva o poteva aiutarmi. Elin fece per dire qualcosa, ma Rucco la fulminò con uno sguardo, e lei fece un passo indietro. Rimasi là, con la testa bassa, finché Rucco non ringhiò ancora una volta. «Vattene!» Fuggì nel bosco. Considerazioni finali? Allora, la lupa, diciamo, la lupa fantasma da Kala, che è una cucciola testarda, stupida e cocciuta, l'obiettivo di impedire una guerra, solo perché è una bastarda di sangue misto tra sua madre, che era la sorella della moglie del capobranco del fiume rapido, e un lupo sconosciuto. Kala, che è una deficiente che continua a fare cose senza pensare, agire di istinto e fare minchiate su minchiate, ha fatto l'ennesima minchiata, quella forse peggiore di tutte quante. A che pro? Per salvare Talì, un'umana, con cui lei si sta legando perché lupi e umani sono simili, anche se di fatto gli umani in questo libro si dimostrano essere l'ennesima raffigurazione del nostro popolo, che alla fine sottomette e vuole prendere tutto per sé, ugualmente fatta lì, con le prede. E invece di capirlo, Kala, o comunque la scrittrice, ha fatto sì che Kala avesse un cervello da gallina, e quindi ha protetto un'umana che probabilmente seguirebbe il padre e la nonna se dovesse combattere contro di lei, e lo farebbe probabilmente, perché è una sottomessa idiota. Quindi ho detto la verità
su una cazzata che ha fatto, e questo l'ha portata a essere cacciata dal branco. Ora cosa farà? Andrà da Talì? E che cosa faranno gli umani? O la ammazzano, o la rinchiudono in una gabbia, oppure, cioè, voglio dire, quanto si può essere deficienti? O meglio, la scrittrice, perché ha creato una lupa con un cervello così stupido? Cioè, va bene che sta crescendo, ma teoricamente gli sbagli ci permettono di affinare le proprie decisioni ed evitare di rifarli. E invece sembra che Kala sia ancora perennemente stupida. Invece di imparare, di cogliere i propri sbagli, sembra sempre rimanere idiota. Tutti hanno fatto un'evoluzione caratteriale. Kala è rimasta deficiente. Le considerazioni sono che alla fine ha fatto l'ennesima cazzata, questa volta più grande delle altre, ha dovuto confessare qualcosa di così gravoso, perché è convinta che se non faceva così si ammazzava una vicenda, e invece che cosa ci ha guadagnato che non fa più parte del branco del fiume rapido? Vabbè che Rucco non le permetteva di ricacciare, e quindi Roma non gli avrebbe mai dato, però voglio dire, non è proprio la soluzione migliore per cercare di... Ma, vabbè, comunque. Babù. Penso che intitolerò il capitolo tipo l'ennesima mossa falsa, qualcosa di questo genere. Babù. Condividete e iscrivetevi al canale.